La domanda riguarda Chiara, appunto, esatto. E la sua necessità di bucarsi. Esatto. Ho detto bucarsi perché così la gente dice: oddio, è una storia di droga. Una storia anni 80. No, non è una storia anni 80. Dici tutto, Simo. Niente, mi ha chiesto di poter fare il piercing al naso a 13 anni. Uh-huh. E in più c'è una postilla. Il fatto è che sono separato, solo che la mia ex moglie è sempre d'accordo. Quindi io passo sempre per il cattivo. Sempre d'accordo con Chiara, intendi? Sì, uh-huh. Esatto. O con l'altro, perché io ho anche un figlio di 16 anni, Riccardo, sì? Anche lui vorrebbe addirittura fare il tatuaggio e io dico sempre no e lei dice sempre sì. E quindi io non vorrei cercare di non passare da cattivo, ma secondo me a 13 anni il piercing non si può fare, ma anche perché mi sembra che proprio la legge dica che non si può te fare. Te lo confermo. Penso di sì, anche perché comunque sia i tatuaggi che i piercing in una fase in cui cresce ancora ti rovinano proprio il corpo, esatto. Credo, no? Sì. Sì, sì, ma poi non basta l'autorizzazione dei genitori, nel esatto. Senso che non raggiungiamo neanche i 14 anni, quindi formalmente una persona seria non glielo farebbe nemmeno se tua moglie la tua ex moglie la portasse e dicesse sono esatto. D'accordo e sono qua ad affermarlo. Quindi, sai, secondo me dobbiamo distinguere i due piani. Non stai facendo il cattivo, stai facendo il padre. Sei, mi piace moltissimo questa roba qua. Sei l'unico con un po' di sali in su. Allora, lo dico dovendo fare una specifica, perché altrimenti se questa cosa viene fraintesa si insorge, sì. E perdiamo un'occasione. Sì. Lo sto dicendo, visto che si parlava di Freud qualche secondo fa, alla maniera psicanalitica. Cioè, non è che i padri fanno delle cose e le madri ne fanno altre, ovvero, per esempio, cambiano i pannolini e i papà possono permettersi di metterli al contrario. È che simbolicamente, quindi dal punto di vista astratto, sottile, quello che cogli nell'aria e devi saper intuire, esistono appunto delle funzioni che hanno un sapore materno e un sapore paterno. Allora, storicamente, da quando è nata la psicanalisi, i padri sono coloro i quali detengono la regola. Dopodiché, se lo fa una madre, deve farlo anche una madre, non è che da lei non ce lo aspettiamo, però è una madre che in qualche modo mette in campo delle funzioni e non un ruolo. Questo è un discorso un po' complicato, ma secondo me è importante da fare, paterno. Quindi tu sei un padre fatto e finito. Mi piace tantissimo, perché oggi in realtà nessuno dei due, né i padri né le madri, fanno più il pezzo paterno di chi tiene la regola, perché ai figli in effetti viene un po' concesso tutto e si strizza l'occhietto al fatto di avere un rapporto molto più orizzontale che non verticale. Quindi anche se rimani da solo in questa battaglia nei no con i figli di quest'età, stai facendo benissimo e piuttosto eroicamente combatti da solo. In separata sede però parla con la tua ex moglie, perché adesso non so se faccia parte dei motivi per i quali a un certo punto vi siete allontanati, cioè non trovare una linea comune e fare l'uno il bastian immagino. Vedi che ci avevo già visto lungo, quindi forse non riuscirete adesso a fare un discorso più edificante, però magari falle sentire la registrazione. Lei sta considerando solo il bene del dire di sì a Chiara e forse non ha visto gli angoli un po' più bui della faccenda. Non le farebbe un favore e passerebbe anche un po' per un genitore inconsistente, cioè quello che va contro la legge. Poi Chiara vi finisce a rubare nei supermercati, sappiale che un ragazzo su 4 mediamente a quest'età è normale, è parafisiologico che commetta dei furtarelli. Come fa poi il genitore a potersi porre dal punto di vista adulto se è stato il primo a trasgredire la legge? Esattamente come quelli che magari mettono in mano i social network ai figli sotto i 13 anni a 8, 9, 10, 11. Poi come fai a essere credibile quando gli ricordi che certe cose sono illegali? Mm-hmm. Cioè diventa un discorso molto ampio, non solo figo il piercing, anche secondo me è bello, ma non a 13 anni e non anche col placet della mamma. Io mi ricordo, secondo me, io sono aperto sotto questo aspetto, io non ho nessun problema a fare tatuaggi, però secondo me non adesso. Ma sì, è una questione di far ragionare le persone e non dovergli per forza dire sì, perché è più faticoso che non dirle già, no. È quella roba lì. Passo sempre io poi per cattivo, cioè papà dice sempre no. Passi per un padre, secondo me. Dopodiché ce lo stiamo dicendo tra noi quarantenni, quindi capisco che forse a te piacerebbe di più vedere il sorriso di Chiara. Lo riceverai tra qualche anno. Adesso beccati il broncio, però va bene così. Ciao Simo, un abbraccio. Ciao Ale. Ciao.